Problema delle lucciole a Ravenna e soluzione proposta dal sindaco Matteucci, quella di creare una zona, possibilmente non diciamo una zona abitata, quindi una zona del centro, in cui le lucciole possano lavorare con più tranquillità. Può essere una soluzione? Intanto abbiamo piacere che si riconosca che il giro delle luci rosse diffuso senza nessun controllo è una cosa buona. Se il sindaco desidera limitare, ridurre questi spazi, mi sembra una cosa buona. Come si fa a ridurre le cose che non va bene che siano dappertutto diffuse? Ci sono alcune ricette, o si fanno o i piccoli ghetti, si fanno i concentrati, oppure si riduce l'intensità del fenomeno. O sull'una e sull'altra ci sono impegni da fare, l'una e l'altra è un modo di contrastare. In passato il vecchio don, questo di Rimini della zona 23, Don Benzi, diceva, ecco, si riconosca che il ricorso alla prostituzione è da considerarsi male per chi ricorre, non il frenare il traffico e così. Questo è un modo diverso da quello per frenare. Io sono più per Don Benzi che non per la proposta di Don Benzi, che non per questo che lei mi ha riferito. Ma noi partiamo da un presupposto: servirebbe una nuova legislazione nazionale in materia. Nel PDL vi sono opinioni contrastanti, sensibilità diverse sul tema della prostituzione. La mia personale, pur da cattolico, è che è necessario prendere atto di una situazione che c'è, una situazione oggettiva. Il fenomeno della prostituzione è difficilmente debellabile. Probabilmente ogni strumento che possa arrivare a far contemperare l'esistenza della prostituzione al vivere civile è uno strumento che va perlomeno valutato. Io prendo atto che il sindaco Matteucci solo oggi assume una posizione anche con un tentativo di risolvere un problema che noi poniamo ormai da anni e negli ultimi mesi a maggior ragione. Può essere che la soluzione che egli ha individuato sia anche percorribile, è evidente che in quel momento va trovato un luogo adeguato, perché quello che magari può sembrare il punto, una zona industriale o zone meno frequentate, eccetera, poi rischiano dall'altra parte di diventare i luoghi malfamati della città. È un fenomeno difficile da gestire. Senza dubbio quello che stiamo vedendo ultimamente, soprattutto in zona Rocca Brancaleone, e ultimamente in particolare sull'Adriatica, con fenomeni anche alle 2 del pomeriggio che obiettivamente sono veramente un brutto spettacolo, sono problemi che vanno risolti. Io personalmente ritengo che sarebbe corretto riaprire anche le case chiuse, quindi questo è il mio pensiero. Credo che sia ipocrita e bigotto far finta che non esista, che tutto questo non avvenga, quando basta aprire un qualsiasi quotidiano in cui troviamo messaggi, numeri di telefono e quant'altro. Regolamentare una situazione di questo tipo potrebbe, credo che potrebbe diminuire la violenza e la schiavitù a quale sono soggette queste donne. Regolamenterebbe quella che può essere considerata una professione, cioè una professione non solo per donne, anche per uomini, la libertà di scelta di una persona di fare quel tipo di professione. Quando intendo libertà di scelta non intendo solo a livello di non essere sottoposti alla violenza della criminalità organizzata, ma intendo in una società ideale la possibilità di scegliere quella professione piuttosto che un'altra, quindi non trovarsi obbligati per disperazione a fare una scelta di questo tipo, ma proprio nella massima disponibilità di altre strade scegliere, perché per vari motivi che possono essere nella libertà di ognuno di noi. Devo dire che quando ho letto questa proposta stamattina sui giornali ho pensato che, lo dico in termini di battuta, che ieri sera tardi, quando siamo usciti dal consiglio comunale intorno all'1, il sindaco sia rimasto turbato da qualche cosa, ma in realtà ho visto come su diversi mezzi di informazione il problema stia prendendo una cassa di risonanza, in particolar modo per la prostituzione in città. Resto comunque molto perplesso su questa
su questa proposta, su questo comunicato del sindaco, perché questa è una città dove a mio avviso il dibattito politico sui problemi della città e della gente si sta facendo sempre più basso, sinceramente. Stiamo parlando di prostituzione, usciamo a colpi di ordinanza per il turismo Marina di Ravenna, per limitare o arginare dei fenomeni. Partiamo da momenti nei quali cerchiamo di legalizzare i mendicanti o i parcheggiatori abusivi, cercando di legalizzarli per evitare che siano un problema, e adesso si sta cercando, secondo me, di mettere un grandissimo palliativo a un problema che è quello della prostituzione, ma che va affrontato in altre sedi. È quello di affrontarlo in sede comunale, esclusivamente dedicando o indicando delle zone, diciamo così, a tolleranza, di tolleranza per questo fenomeno. Credo che non sia una risposta che la città stia chiedendo. Si tratta solamente di spostare il problema da un'altra parte. Non credo che il Consiglio possa, o comunque il Comune, abbia grandi competenze per affrontare questo problema, e penso che sia la solita campagna mediatica su uno dei tanti temi che questo sindaco sta presentando alla città, ma che forse non è il primo dei problemi che Ravenna sta sui quali Ravenna si deve mettere in gioco. Certo, scommesse. È una delle tante invenzioni attraverso cui tutti i giorni Matteucci riempie pagine e pagine delle Pravda locali. Però di serio non c'è mai niente. Se fosse serio, lui prima avrebbe fatto una bozza di progetto e avrebbe detto sulla base di quali poteri giuridici, norme di legge, facoltà che la legge gli riconosce. Lui avanza questa proposta, io non le conosco, non credo ce ne siano. Direbbe quali sono le zone, ma per iscritto, non così con dichiarazioni estemporanee alla stampa. Secondo lui sono disponibili e utili per questo. A me viene in mente il Parco delle Lucciole, però non ci dovrebbero essere le lucciole in questo senso, dovrebbero rimanere lucciole vere. Anche perché qualsiasi zona che fosse individuata, lui parla poi di zone informali, cioè dove non c'è nessuna regola, verrebbero tollerate, cioè la polizia dovrebbe chiudere gli occhi, perché comunque i reati rimangono comunque in luogo pubblico, se non quelli di oscenità, quelli che puniscono gli atti indecenti, ecco, insomma. Non si capisce in che modo lui possa organizzare e dove. Lui, se fosse serio, verrebbe con qualcosa che abbia un contenuto scritto, formato, di cui possa discutere il Consiglio Comunale, perché alla fine io credo che non dovrà decidere lui, siccome non c'è più il podestà a Ravenna, da quando non c'è più il fascismo, dovrà essere il Consiglio Comunale a decidere queste cose. Il Consiglio Comunale le legge sui giornali come si possono leggere delle favole.